Signore e signori e tutti voi all'ascolto, buongiorno. Oggi è il 22 di marzo del 2023. Siamo in quel di Livernano, si possono ammirare là le case nella roccia e siamo in compagnia di Nordicante e che andiamo a fare alcune, non so se le faremo tutte, non credo proprio, delle cache nuove che un certo Ricky underscore 22, chissà mai chi sarà, è venuto a mettere ieri, giusto appunto. Quindi laggiù c'è una letterbox che abbiamo trovato. Fatto! Laggiù si vede il tunnel dell'alta velocità perché lì c'è un piccolissimo pezzettino in cui l'alta velocità appunto sbuca fuori. Questa serie di cache si chiama Passeggiata sulla Rupe. Benvenuti a Livernano e sulla sua Rupe. Ho deciso di nascondere un trail di geocache in questa zona per farvi vivere un'avventura in questo luogo stupendo. Il trail parte dal paese di Livernano per poi inerpicarsi sopra la Rupe. Potete poi scegliere se tornare dallo stesso sentiero oppure se percorrere la strada sterrata. In ogni caso le cache sono numerate. Se seguirete l'ordine farete il giro come l'ho pensato. Questa è sull'orlo del baratro, è la numero 5, le altre le abbiamo già trovate. In quanto vi trovate su una rupe, il sentiero presenta tratti con panorami mozzafiato, ma anche dei punti molto esposti. Non è necessario alcun tipo di attrezzatura, ma fate soltanto molta attenzione al precipizio sulla vostra destra, a partire dalla cache numero 4. Ho nascosto alcune cache leggermente fuori dal sentiero, ma sempre recuperabili in sicurezza. Se soffrite di vertigini, vi sconsiglio di saltare la 5 e la 6. Forse vi consiglio di saltare la 5 e la 6, ma dalla 4 andare direttamente alla 7 passando per la strada sterrata che evita completamente la rupe. Mi raccomando, la vostra vita viene sempre prima del gioco.
Quindi, se non vi sentite sicuri, tornate indietro e lasciate perdere. In caso vi facciate male, vi ho avvisati, pertanto declino ogni responsabilità. Ah, non t'ammazzare. Pittino che si arrampica sugli alberi come una scimmietta per farmi fare il fotofò. Diciamoci la verità, oggi hai dato un po' la vita, per questi fotofò. Pittino, ma sei fantastico! Comunque, non solo ti sei arrampicato su per l'albero, ma fai vedere che anche per fare la numero due, in realtà ti sei tutto scorticato per riuscire, perché sì, qualcuno fa le cache un po', Sono ancora in forma. Non è una cache, ma sarebbe molto bellina come cache, no? Il parco eolico di Bisano, il monte delle formiche, ups, è andato completamente fuori fuoco, e laggiù la pianura padana. E qui giù un pittino coraggioso che mi ha fatto fare. C'è un altro di quegli gnomi buffi. E anche l'ultima? Trovata. Adesso ci aspettano 4 km per tornare alla macchina. Si è fatto buio, però siamo quasi arrivati alla macchina in realtà. Io mi sono scordata di farlo partire, però Claudio no. Quindi vi metto il suo riepilogo di Komotin in 3, 2, 1. Battuto ogni record, 7 ft.f. in un giorno. Stanchissimo. Andiamo a casa, mangiamo pizza. Boh, che c'è? Ciao ciao.